Carriera allenatore Borgolomito. Serie B KT, insieme per il campionato degli italiani. Questa è la città della nostra squadra. In questi quartieri alloggiano con le loro famiglie tutti i giocatori della squadra. Queste sono le partite che andremo a giocare in questo episodio. Diamo un'occhiata a tutti gli incontri del tabellone del torneo. Okay guys, we're ready to start taking some questions now. Okay guys, we're out of time. Thanks very much for attending. Sorry if you couldn't get a question in. Questi sono i giocatori indisponibili per questa partita. Vediamo insieme quali sono le formazioni delle squadre. Riflettori puntati su questo giocatore. Prima presenza per lui dal primo minuto dopo l'infortunio. Ancora qualche attimo di pazienza e poi si comincia. Manca davvero poco, ormai è il rischio d'inizio. Speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Vi do il benvenuto con me come sempre per il commento tecnico Daniele Adani. Sfida di ritorno decisiva per le sorti delle due squadre. Vedremo chi andrà avanti. Cornice di pubblico meravigliosa. Comunque vada, speriamo che il clima si mantenga di grande lealtà e sportività in campo. Pier, la qualificazione chiaramente pende dalla parte dei padroni di casa dopo il successo fuori casa dell'andata, ma io me l'aspetto una reazione degli ospiti. Vorranno vendicare la sconfitta e proveranno a ribaltare la situazione in loro favore. Secondo me l'ultima parola non è stata ancora detta in questa sfida. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Partono con il 4-3-3 con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano alla loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. Ecco l'11 della formazione ospite. 3-5-2 il loro modulo iniziale con il tecnico che ha aumentato la densità in mezzo al campo e non ha rinunciato alle due punte. Scelta che ci può stare, Pier, dettata anche dagli uomini che ha a disposizione. Qui chiaramente l'assetto può subire anche delle modifiche in corsa a secondo degli eventi del match. Tutto pronto, si parte.
I giornali gli hanno dato grande risalto prima del match. In molti si sono chiesti se fosse in grado di recuperare per questo match, almeno per andare in panchina. Invece non solo si è completamente ristabilito, ma va addirittura in campo dal primo minuto. Non è mai facile dare giudizi in questi casi, bisognerebbe conoscere tutta la situazione. L'unica cosa certa è che oggi gioca, segno che è clinicamente guarito. Dovrà probabilmente lavorare per tornare al 100%, ma questo è fuori di dubbio. Traversione nel mezzo. È calcio di rigore, l'arbitro non ha dubbi qui. La parata! Possono pareggiare. Conclusione completamente sballata che termina fuori. Erroraccio, Pier. Da quella distanza era lecito attendersi molto di più. Occhio al cross nel mezzo. La mette giù, ma non è facile. Per l'arbitro è calcio di rigore, non ci sono dubbi. E c'è il gol! Non ha sbagliato dal dischetto. Rivediamola questa trasformazione dagli 11 metri. Ha aspettato che il portiere si muovesse e ha messo la palla dall'altra parte. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Traversone sul secondo palo. Buona qui la torsione, molto meno la mira. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Guerra. Buona qui la verticalizzazione. Ha sprecato tutto da pochi passi. Ha optato per la potenza, la palla non è uscita di molto, ma poteva fare meglio qui. Abbandona in campo e finisce qui la sua gara. Qui non ha avuto dubbi l'arbitro, è una fattispecie, chiaramente era cartellino rosso. Non c'è molto da discutere, Pier, non mi pare infatti che protesti più di tanto. Non si lascia sorprendere il portiere, sventa la minaccia. L'arbitro si porta il fischietto alla bocca, decreta la fine del match, possono festeggiare la qualificazione. Era inevitabile che finisse così, Pier. Hanno approcciato questa doppia sfida meglio della formazione avversaria e la differenza in campo alla fine si è vista, non solo nel punteggio, eh. Se giocano così possono dar fastidio a chiunque. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Niente male, Pierre. Rete dal dischetto e vittoria. Anche da qui si può vedere che è felice come una Pasqua. Ed è giusto così. In grafica possiamo vedere tutte le statistiche della partita. Scopriamo insieme chi è stato il miglior giocatore. Just a moment of your time.
time. Really appreciate that. That's all the questions we have for you. Diamo un'occhiata a tutti gli incontri del tabellone del torneo. Questi sono i risultati delle partite. Prossimo turno. Ottavi di finale. Queste sono le notizie principali che riguardano la nostra squadra. Sorteggio delle squadre. Andiamo a vedere quale posizione di classifica occupa la nostra squadra. Vediamo con quali formazioni le squadre scenderanno in campo. Manca davvero poco ormai al fischio d'inizio. Speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Amici all'ascolto, un saluto da Piero Gipardo e Lelia Dani. Riflettori puntati sulla serie BKT. Sfida che offre diversi motivi di interesse. Tu lo sai, Pierre, eh? Quando c'è da commentare una partita di calcio io sono pronto in prima fila, ma oggi ancora di più. La sfida promette di regalarci gol, spettacolo, emozioni, calcio. Ecco l'undici titolare della formazione di casa. Scelgono di affidarsi a un 4-4-2 a trazione anteriore con i centrocampisti chiamati a supportare le due punte. Mi aspetto un grande lavoro da parte loro, Pierre. Il tecnico potrebbe avergli chiesto di avanzare il raggio d'azione, passando di fatto dal 4-4-2 a un 4-2-4 molto offensivo, soprattutto nel caso in cui le cose dovessero mettersi male. Squadra ospite che si presenta in campo con questi 11. 4-3-3 è il loro modulo di partenza, con una punta d'area di rigore, due attaccanti larghi che dovranno provare gli uno contro uno, occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Pierre. Dovranno sempre tenere d'occhio tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Si comincia. Ospiti che possono contare su una difesa solida, la meno battuta del torneo. Vedremo se si confermeranno. La difesa è il punto forte della formazione ospite, la più difficile da scardinare del torneo. E quindi io mi aspetto un'altra prova solida di tutto il pacchetto arretrato. La mette in mezzo. Conclusione forte ma imprecisa, qui ha graziato davvero il portiere. Cross in mezzo. Ha provato il gol dell'1-0 ma il pallone non è entrato. Si vedeva che era già pronto a esultare, ma dovrà riprovarci, Pierre. Hanno il pallone per passare a condurre. Conclusione respinta, pericolo che svanisce. Taglia centralmente. Ha provato la botta dalla media distanza, pallone che è uscito. Avesse centrato lo specchio avrebbe potuto creare problemi al portiere. Sfugge qui al difensore. Non trattiene Buffon, attenzione. E c'è il gol! Dopo il primo mezzo miracolo del portiere, lui non ha sbagliato. Possiamo rivedere le fasi finali dell'azione che ha portato al gol. Bravo l'attaccante ad avventarsi sulla respinta e a crederci, battendo il portiere provvidenziale peraltro sulla prima conclusione. Non poteva far di più per evitare il gol. Ripresa che ha dunque inizio. Muovono bene il pallone a caccia del varco giusto. La prende bene,
La blocca senza problemi il portiere. Fortunato, si è ritrovato il pallone tra le mani, ma è un'occasione sprecata. Entrano in campo due giocatori freschi. Vedremo come cambierà l'assetto tattico della squadra. Fischia l'arbitro, è calcio di rigore, è una pessima notizia per loro. Operazione rimonta che si complica ulteriormente. Calcio di rigore ed espulsione, l'arbitro non ha fatto sconti. E qui poi sotto la doccia avrà tempo per riflettere su quello che ha combinato Lele. Eh sì Pier, doveva pensarci prima. E l'arbitro in questi casi non può far altro che prendere atto della situazione e applicare il regolamento, come ha giustamente fatto. Possono aumentare il divario. E pare il rigore! La prende bene, ha fallito il pallone del doppio vantaggio. Hanno ancora un gol di vantaggio, se avessero segnato probabilmente la partita si sarebbe chiusa definitivamente. Fred, possono trovare il gol del pari, attenzione! E c'è il gol della parità, incredibile, con l'uomo in meno, a poco dal termine, una grande prova di carattere. Trovano il pari sul filo di lana, quando sembrava che ormai la partita fosse finita. Gol che rimette tutto in discussione. Lo rivediamo. Game over. Finisce dunque in parità questo match. Un pareggio che sa di vittoria per come è arrivato. A un certo punto sembrava proprio che per loro non ci fosse più nulla da fare. Siamo in compagnia del mister per le prime impressioni a caldo sul match appena concluso. Abbiamo finito. Grazie di nuovo. In grafica possiamo vedere tutti i risultati e la classifica del campionato. Queste sono le principali notizie della giornata. Andiamo a vedere le formazioni delle squadre. Condizioni meteo ottimali, cielo sereno, temperatura ideale per una partita di calcio. Pierluigi Pardo e Lele Adani vi augurano buon divertimento, vi invitano a non cambiare canale. Serie B protagonista oggi, gara ricca di contenuti, tutta da seguire. Ci sono partite e partite.
ma quella di oggi secondo me potrebbe regalarci davvero parecchie soddisfazioni. Mi aspetto un match giocato viso aperto, con gol da una parte e dall'altra. Diamo un'occhiata alla formazione titolare dei padroni di casa. 4-3-3 classico, il loro modulo di partenza, con i due esterni offensivi che ovviamente dovranno dare una mano anche in fase di ripiegamento. Sì, credo anch'io che difensivamente possa trasformarsi in un più prudente 4-5-1. Mi sembra anche una scelta di buon senso, ma gli esterni lavorano naturalmente vicini ai centrocampisti in fase di non possesso, così non lasciano il centrocampo troppo scoperto. Diamo un'occhiata alla formazione di partenza del Brescia. La scelta dell'allenatore per il match di oggi è il 4-3-3, un modulo offensivo con le tre punte piuttosto vicine, ma c'è il rischio che si pestino i piedi, Lele? Non credo, alla fine due girano in posizione più defilata, Pier. È un sistema che dovrebbe favorire in particolare gli scambi nello stretto, sacrificando qualcosina sulle fasce. Prova il tiro in porta. Intervento comodo del portiere su questa punizione. Con risultati favorevoli anche negli altri campi, i padroni di casa oggi potrebbero portarsi in testa alla classifica. Questa è una motivazione extra. Il loro obiettivo è agguantare il primo posto per cercare poi di tenerselo stretto fino alla fine, Pier. Non manca più moltissimo da giocare, la pressione passerà. Occhio al tiro! Conclusione bloccata bene dal portiere. Arrivano aggiornamenti da una delle altre partite, andiamo in studio. L'arbitro ha concesso il penalty ai padroni di casa, ha trovato il gol. Attenzione, passa il difensore! Ci mette una pezza il portiere, ma non è finita. L'arbitro indica il dischetto, c'è il calcio di rigore. Hanno la chance di aprire le marcature. Ed è gol, trasforma con sicurezza dal dischetto. Esecuzione impeccabile dagli 11 metri, palla nel 7. Il portiere aveva intuito, ma ha dovuto arrendersi, era impossibile arrivare su questa conclusione. Lo testimoniano queste immagini. C'entra in pieno la barriera. Possono trovare il gol del pari, attenzione! Bravo qui il portiere. Posizione che è facile prendere il portiere. Intervento decisivo. Grande opportunità. E c'è il gol. Portiere battuto ancora. Due reti di vantaggio adesso. Possiamo rivedere meglio qui l'azione precedente. Il gol è da dividere a metà, è tra l'autore del tiro e il portiere. Perché il primo, certo, bravo a trovare il varco giusto, ma il secondo a farsi sorprendere sul proprio palo. Conclusione che termina fuori. Hanno due reti da recuperare, devono continuare a spingere, oppure i giochi potranno ritenersi chiusi. Non benissimo fino a questo momento, non è mai stato in grado di impegnare seriamente il portiere, come raccontano anche i dati. Non la sua migliore partita. Da un giocatore come lui è lecito aspettarsi qualcosa di più. Non si è mai davvero reso pericoloso fino ad ora ed il risultato maturato nella prova. Ripresa che ha dunque inizio. Fred. Tirato malissimo, pallone che finisce sul fondo. Ci sono metri per andare. Può segnare da lì. E c'è il gol, adesso vanno a più tre. Può essere il verdetto definitivo. Eccolo, il replay del gol. E c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno il tiro. Ha mantenuto la lucidità necessaria per piazzarla alle spalle del portiere, che non poteva far niente qui.
Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. La squadra di casa ha tenuto di più la palla, come sottolineato anche dal dato sul possesso. Stanno facendo letteralmente girare la testa agli avversari. La palla non resta mai troppo a lungo tra i piedi di un giocatore, c'è sempre un compagno libero a cui scaricarla. La partita è stata preparata davvero bene. Complimenti allo staff tecnico a questi ragazzi. Non riesce a allontanare definitivamente. Conclusione forte e precisa, palla lontana dai pali. Aveva altre opzioni, ha preferito andare direttamente in porta. Suggerimento interessante. I tifosi vogliono che calci da lì. Attento a quel portiere, si tuffa e sventa la conclusione. Palla messa in mezzo. Occhio al tiro. Il tuffo del portiere che ha impedito al pallone di entrare. È andato giù rapidamente, sembrava un gatto, e questo ha facilitato il suo intervento. A campo libero. Cercava il colpo di precisione ma ha sbagliato tutto. Era tu per tu con il portiere, Pier, gli è mancata la giusta freddezza. Occhio all'accelerazione. Che occasione. Se la cava bene qui il portiere. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Eccolo qui il segnale di chiusura del match. Successo della squadra di casa. Un successo largo, frutto dell'ottima prestazione di squadra. Oggi per loro ha funzionato tutto, senza sbavature direi. Come in un meccanismo perfetto. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi. Può uscire dal campo certamente soddisfatto. Con gran mestiere ci ha messo del suo e ha aiutato la squadra a conquistare la vittoria, togliendosi anche la soddisfazione di mettere a segno una marcatura. Prestazione solida, una vera garanzia in campo. In grafica possiamo vedere tutte le statistiche della partita. Scopriamo insieme chi è stato il miglior giocatore. Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Grazie ancora per il suo tempo. In grafica possiamo vedere tutti i risultati e la classifica della giornata. Statistiche giocatori. Vediamo chi sono i migliori marcatori e gli assist man. Diamo un'occhiata a cosa dicono i giornali. Leggiamo insieme le notizie che riguardano la nostra squadra e il nostro campionato. Statistiche provvisorie della squadra in questa stagione.